quindi sì, duplice. In Italia abbiamo sbagliato completamente la programmazione universitaria in campo medico, questo è un dato di fatto, noi non abbiamo più medici, non riusciamo più a trovare pediatri, ginecologi, anestesisti, ortopedici, siamo costretti a chiudere reparti, a ridimensionare ospedali per questo motivo, per cui Regione Lombardia ha voluto scendere in campo, investire risorse proprie, fare ciò che doveva fare il Ministero dell'Istruzione e della Ricerca e che non fa, e cioè aumentare il numero delle borse, 6 milioni e mezzo di euro per 55 borse di studio finanziate da Regione Lombardia nelle aree appunto quelle più critiche, i requisiti che noi individuiamo sono però quello di essere lombardi o vivere da tempo in Lombardia, perché bisogna essere iscritti in un ordine della Lombardia ed essere residenti in Lombardia da almeno 3 anni e poi continuare a lavorare in Lombardia per almeno i 3 anni successivi. Quindi le risorse dei lombardi vanno a chi ha un progetto di vita nella nostra regione e chi continuerà a operare a favore dei lombardi. Tagli alla sanità che si potrebbero prospettarsi potrebbero mettere a rischio questo progetto oppure no? Beh, è chiaro che se noi abbiamo sempre meno soldi facciamo sempre più fatica. Questi ormai sono finanziati e quindi messi in salvaguardia, però indubbiamente il problema di eventuali riduzioni del Fondo Sanitario Regionale sono drammatiche notizie per ora. Tornando sul provvedimento, non siete la prima regione che fa una cosa del genere? No, noi siamo la seconda regione in termini di quantità di borse di studio in Italia, altre regioni si sono attrezzate per mettere dei vincoli, molte regioni, noi siamo quella che forse li ha messe sia come requisiti di accesso sia come elementi per rimanere poi sul nostro territorio, quindi il fatto di operare qua. Comunque ormai tutte le regioni si stanno attrezzando giustamente, visto che queste sono risorse che noi sottraiamo all'erogazione dei servizi per formare i medici che dovranno farla, quindi penso che sia un nostro dovere. La situazione è una situazione drammatica, noi facciamo quello che possiamo, facendo uno sforzo che ha pochi pari in Italia, perché le risorse del Fondo Sanitario Nazionale Regionale vengono a noi attribuite per erogare i servizi sanitari, noi ne utilizziamo una quota parte, ben 6 milioni e 400 mila euro, per formare i nostri medici, perché è evidente che se non i medici ha poco senso fare, facciamo fatica a erogare i servizi. Siamo forse la seconda regione in Italia che investe una quantità di risorse così ingenti, l'anno scorso erano quest'anno, erano 50, quest'anno sono 55 le borse di studio che andiamo a finanziare come Regione Lombardia, quindi precisamente 6 per Brescia, Università di Milano Unimi 19 contratti, Milano di Cocca 7 contratti, 5 a San Raffaele, 10 a Pavia, 6 a Varese e 2 all'Humanitas. E abbiamo individuato in accordo con le università di medicina le aree che sono quelle dove noi siamo più carenti, quindi 8 per medicina d'emergenza e urgenza, 6 per pediatria, 6 per ostetrice e ginecologia, 4 per medicina interna e 3 per anestesia e rianimazione. La novità ulteriore rispetto all'incremento che andiamo a segnare quest'anno è una serie di requisiti affinché le persone che utilizzano le nostre risorse siano persone che vivono nella nostra regione e che decidono di operare nella nostra regione. E quindi andiamo a introdurre 3 requisiti. Il primo requisito è quello di essere iscritti a uno degli ordini di medicina e chirurgia e odontoiatria della Regione Lombardia, la residenza nella Regione Lombardia da almeno 3 anni a decorrere dalla data di scadenza del bando di concorso per l'accesso alle scuole di specializzazione, quindi deve essere residente da almeno 3 anni. E poi una in più, quindi dei requisiti di accesso, se residenti, iscritti residenti da almeno 3 anni, e poi un requisito successivo che andremo a consolidare con una proposta di legge nelle prossime sedute di giunta, quindi al più tardi entro un mese, una proposta di legge molto semplice che anticipiamo in questa delibera, è che chi vince, chi partecipa al nostro concorso deve garantire la propria attività lavorativa per un periodo di 3 anni entro i 5 anni successivi dal conseguimento del diploma di specializzazione nell'ambito e a favore del servizio sanitario.